Qui, tra vicolo e piazza della Torretta, Caravaggio si presenta nella bottega di Giuseppe Cesari, detto Cavalier d'Arpino, un pittore molto ben introdotto presso la corte papalina. Caravaggio ha appena 20 anni e come referenze può solo dire di essere stato apprendista di Simone Peterzano, un pittore lombardo di Madonne e Nature Morte. Lo mettono a fare delle decorazioni per i dipinti degli artisti più alla moda. Caravaggio ne soffre, ha un talento che gli esplode dentro. Poi, quando dipinge di nascosto il bacchino malato, il ragazzo col canestro di frutta, il Cavalier d'Arpino capisce che ha in casa un fuoriclasse. Un fuoriclasse che può anche oscurare la sua fama. È l'inizio di un contrasto che non avrà mai fine e di un'invidia che gli crea attorno la fama di uomo irascibile, violento e rissoso. Chissà se la mafia che aveva adocchiato quella natività custodita nell'oratorio di San Lorenzo a Palermo sapeva chi fosse veramente Caravaggio. Ma di certo, quando organizzò il furto nel 1969, sapeva che quel quadro aveva un valore inestimabile.